Buonasera, buondì o buonanotte, benvenuti a questa nuova puntata di Coach. Oggi facciamo, io sono Retro Coach, oggi vedremo veramente un assaggio di, perché andiamo a vedere un titolo che ci lancerà nel business dell'alimentazione. Un titolo che mi è stato gentilmente fornito dal buon Narpo Yuri, andate a seguirlo sul suo Twitch, porta un sacco di giochi, per esempio giochi dimenticabili, che sono i più gustosi di tutti. E oggi andremo a vedere Pizza Connection 3, quindi un manageriale in cui dovremo gestire una nostra catena di pizzerie con tutta la logistica e l'assunzione del personale, eccetera, marketing, eccetera, eccetera. E quando dico eccetera, eccetera, intendo andare a chiudere le altre pizzerie in modi non convenzionali. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere subito il gioco di oggi. Ed eccoci qui con la nostra nuova pizzeria. Il nostro bellissimo avatar che sarà la cozza suprema, mi è uscito così e direi che lo lasciamo. Lasciamo come esperti di pizza con l'ananas e un bel colore verde nucleare, quindi è proprio invitantissimo. Don Cozza, non si sa perché Don, ma va bene così. Proviamo a vedere la prima partita della campagna. Vediamo un po'. Ho provato prima a fare una registrazione con una partita libera e è successo un disastro, un vero disastro, ma è un disastro anche col microfono, quindi l'abbiamo dimenticata. Tanto stiamo costruendo strade, eccetera, eccetera. Bella anche la colonna sonora di questo titolo. Last time I saw you, you were 13 months old. I was bouncing you on my knee. Your mother was my brother Alfredo's favorite daughter. Such a beautiful. Molto bene, quindi. If only she had had more time. I don't know if your father told you about it, or if you even knew him and know that I'm your great uncle. Vabbè, quindi in pratica ritireremo un impero di pizze. Dai, creiamo un po' di soldi. Prendiamo il carrello. Carretto. Vabbè, mettiamolo al parco. Vabbè, mi fido. Questo bellissimo apecar delle pizze. Non abbiamo praticamente più soldi. Molto bene. Che non è operativo. Menu. C'è una margherita già bella che è pronta. Cioè, il bello del gioco è che possiamo creare le pizze che ci pare. Quindi, ciao. Facciamo prima una bella pizza normalissima. Possiamo scegliere la dimensione dell'ingrediente, tra l'altro. Il pomodoro, vedete che lo taglia a fettine e altre fettine più sottili. Andiamo a prenderci la nostra classica mozzarella. Anche sul bordo, via. Sbordo un po', chi se ne frega. Il nostro buon basilico e facciamo la nostra margherita super classica. Turista piace tantissimo. C'è una margherita. Esistono anche delle pizze già belle che fatte. Noi dobbiamo ananas, prosciutto, gouda, origano. E non c'è neanche un po' di ananas. Non c'è l'ananas. Ah, eccolo qua. Il lavoratore non gli piace per niente. Scusate, il marchio di fabbrica non lo mettiamo. Un assassino. Ananassassino.
E variamo un'altra pizza caprese, com'è? Con la pizza col tonno! Col Gouda, non si sa perché. Ok, chiudiamo. Ok, vabbè, eccetera, eccetera, vedremo pian pianino queste cose. Ok, stiamo andando in rosso. Oh, attenzione, qualcuno prende la nostra pizza. Attenzione, stiamo iniziando a... Oh, mozzarella, ingrediente preferito dagli studenti, molto bene. Iniziamo già a fare qualcosa di interessante qua. Eh? Quindi il carrello della pizza così è il modello più base per guadagnare soldini. Potrò mettere la pubblicità, ma qua tanto qua già passa gente, quindi. Ah, però è limitato come orario. Ah, non era una brutta idea quello di affittare. Guarda quanta gente che se ne va via, non ci vede. Allora, il boom è dalle 12 alle 21, mi sa. Ci perdiamo qualcuno la mattina. Vediamo un po'. Ah, tra l'altro c'è qualcosa. Non ho notato che c'era un tipo un colosseo qua vicino, ma va bene. Dai, dai. Adesso dobbiamo non fare niente e aspettare che di guadagnare un sacco di soldi. Sapere il gradimento delle pizze. Dai, non stiamo andando malissimo. Ma direi che possiamo anche salvare qui e provare a vedere se riusciamo a cavarcela. Campagna 1. Ok. Andiamo a vedere se con una partita libera. Proviamo a vedere con un nostro ristorante. Se ce la possiamo fare. Senza concorrenza né niente perché siamo già scarsi di noi. Il nostro è già, possiamo già fallire da soli. Possiamo farcela benissimo da soli e fallire. Iniziare a Roma, a Berlino, a Londra, a Washington, a Parigi, a Madrid o a Sydney. Andiamo a Roma, va. Mezzi sleali, però senza... Costruzione di case. Costruiamo strade. Tutte le strade portano alla nostra pizzeria, più o meno.
Parapapa. Ringraziamo ancora Narpo Yuri che ci ha dato questa chiave. E andatelo a seguire, mi raccomando. Se vi piace quello che faccio, abbiamo anche un nostro gruppo Telegram e trovate tutto in descrizione. Bene, allora, guarda questa fermata della metro così piena di gente. Esattamente al di poco di fuori da questo coso. Questo potrebbe diventare il nostro primo ristorante. E qua c'è la mappa con tutti i vari ristoranti, punti. Questo potrebbe essere un punto d'attrazione interessante perché c'è la fermata della metro. Proprio di fianco ad Ava, senti come lava. Quanto si bella Roma, soprattutto con queste ciminiere fiammeggianti. Un bellissimo parco. Un'altra pizzeria. Anche qua, forse qua ancora meglio. Sì, guarda che li becco tutti quelli che escono dalla metro. Ho qualche edificio del governo. Guarda la macchina della polizia, come è fatta bene. Via, prendiamo questo. La gatta mangiona. Allora, da qua mi aspetto che ci sia, soprattutto alle turisti notturni. Ok, quindi abbiamo bisogno dei tavoli, di un forno per fare le pizze e di approvvigionamenti, forse un pochettino di marketing. E iniziamo il nostro impero a anche le pizze. Quindi iniziamo con un po' di... Come lo facciamo? Lo facciamo un po' moderno. Un po' la mode. Cinque tavoli. Tavoli da tre, però. Tanto tavolate da quattro, per ora non ci arrivano le bande di studenti che finiscono la maturità. Mi va bene anche così. Ok, quello che ci serve ed è fondamentale è un bel forno. Non si vede benissimo, eh? Un classico, moderno, rustico, semplice. Forno a legna, no? Così. Bene, adesso abbiamo bisogno di fare le nostre pizze come prima. Potremmo già mettere la margherita, come... Tanto abbiamo visto che piaceva agli studenti, se non sbaglio. Però magari... Ecco. Un po' carica. Al turista piacciono, gli studenti non lo dispiace. Allora, salviamo, salva nel ricettario perché l'ho già fatta 40 volte. Facciamo una... elimina. E adesso facciamo una pizza chiamata Stella Piccante. Perché ho visto che questa piace agli anziani. No, abbiamo sbagliato. Facciamo... Allora, mettiamo gli occhiettini. Una bella pizza vegana, piccantissima. Farebbe piacere anche ai bambini, ma va bene. Tipico bambino a cui piace il peperoncino, piace anche cose piccanti. Allora, un po' di peperoncino per il naso. Un po' le guanciotte più piccanti.
E va bene anche così, salviamo. Stella piccante. Agli anziani inizia già a non piacere. Si possono cancellare gli ingredienti uno a uno, no? Allora, possiamo mettere le olive perché visto che piacciono agli anziani le olive. Forse. Poi magari cambia la partita a partita, eh? A seconda di quello che seleziona qua, capiamo se la gente piace o meno. La carne piace. Il salamino piccante tagliato a fette. Fare il naso. Un po' di formaggetto. Sì, tanto non è vegana, quindi un po' di parmigiano, via. Stiamo un po' al margine. Stella piccante, via! Allora, mettiamo queste due qua. Poi, quello che ci serve è un bel magazzino, tipo questo. Magari non ci serve, ok? Allora, adesso dobbiamo capire a seconda degli orari qua quando a che ora mettere i cuochi. Direi questi. Poi ovviamente il cuoco va accompagnato un cameriere e qualcuno che vada a prendere le pizze, vada a rifornire. Irene Gentile, anche qua ci perdiamo la fascia oraria che magari è un po' mista, però per ora va bene anche così, gatta mangiona. Allora, checklist, abbiamo tutto? Possiamo aprire. Oddio, devo anche ricercare queste cose. Sarebbe meglio partire da ricerca 1. Vai! Metropolitana di Roma, guarda che bello. Metropolitana di Roma, carino. Allora, stiamo rifornendo. Aperto! Abbiamo il nostro primo cuoco e la nostra cameriera che sono qui a grattarsi. Venite, forza, forza, forza. Abbiamo qualcuno che è entrato. Guardalo, guardalo qui. Adolescente. Ho apprezzato molto i tempi d'attesa brevi di la gatta mangiona. Attenzione. I nostri piccoli zero calcare che arrivano. Ehi, attenzione, tra poco dobbiamo far prendere un altro cameriere. Che roba. Ah, l'arredamento piace tantissimo. Il nostro ristorante notturno. Attenzione, abbiamo ancora qualcuno che viene. Errare humanum est. Ah, giusto, è romano, quindi parla in latino. Pizze notturne. Ah, piace tutta la stella, guarda che faccello. Pizza a forma di stella. Adesso capisco perché bisogna fare le forme diverse.
La stella piccante piace a tutti, eh. Dai, stiamo iniziando a girare bene. Riforniamo. Ma che bella macchinina che c'è qua, ma che roba. Mi piacerebbe mettere i tavoli fuori, ma possiamo farlo? Nope. Niente estivo. Niente estivo della gatta mangiona. Se la può scattare. Dice può scattare, ma. Possiamo già iniziare magari a coprire 12-18, eh? Guarda, 12-18 ci abbiamo qualcuno. Magari qualcuno che non ci costa tantissimo. Come rifornimenti più o meno ci siamo. Visitatori maluccio. Posizione più sedie. Ah, va bene. Stiamo già andando troppo bene per questo piccolo ristorante. Mettere più posti a sedere, quindi. Magari invece che qua facciamo qua e qua. Però dobbiamo fare un altro forno. Ce lo possiamo permettere? Siamo lì lì, eh. Vai, cozza suprema! Andiamo a gestire le ore di punta. Mettere anche un altro tavolo. Ah, è giusto. Ho il deposito, ma non gli dico chi rifornire. Due cuochi e due camerieri. E ora si parte. Guarda come macina. Guarda come maciniamo roba. Ragazzi, mi sento un tycoon della pizza. Bene, sta andando tutto bene, a parte il fatto che non abbiamo più soldi. Ora mettiamo una luce, tipo. Madonna, guarda quanta gente che arriva. Trovo un altro cameriere. Paio di luci, forse il magazzino era un po' troppo.
Beh, ultima giornata per vedere come sta andando la mangiona. Forse avrò bisogno di fare un po' di pulizia qua dentro. Gli ingredienti vanno un po' male. Siamo aperti. Sono in rosso, molto bene. L'obiettivo è diventare ricco. Molto bene. Stiamo andando molto bene, peccato che siamo in rosso. La Peppa. La mattina che perdo tutta sta gente, quindi devo rivedere un attimo gli orari. Ah, possiamo anche allungare gli orari per fare proprio gli schiavisti. Forse dobbiamo vedere un attimo come turni. Prolunghiamo un pochino per la loro insomma gioia. E qui continuiamo ad andare in rosso. Beh, direi che con questa partita di successo, quindi ricordiamo Narpo, grazie per avermi ricordato di quanto io sia un imprenditore pessimo. Andate a seguirlo. Io vi